Il commento dei senatori Bresciani, Bazzoli, Meloni molto generica, non ha fugato i nostri dubbi. Borghesi della Lega, siamo partiti con il piede giusto. È l'autunno più caldo degli ultimi 250 anni, lo ha confermato Elive Luca Mercalli, ospite ieri di Confartigianato. La Procura di Brescia, la Guardia di Finanza con l'FBI in un'operazione di contrasto al cybercrime. Nel mirino un 26enne ucraino. Germania, stasera alle 20.30 a Ulm in Germania, la pallacanestro Brescia scende in campo per l'Eurocup. Siamo una banca fatta di persone, per le persone. Abbiamo radici forti e solide. La fiducia dei nostri clienti è la nostra forza. Da 125 anni, vicini a imprese e famiglie. BCC Agro Bresciano, sempre al tuo fianco, per costruire un futuro migliore. Buonasera dal telegiornale. Dunque la prima pagina è ancora con la politica, come ieri per la Camera. Siamo stati al Senato oggi, ci siamo collegati con il Senato, nel caso di dire, per sentire le prime reazioni dei senatori bresciani. Ecco, io ringrazio il senatore Bazzoli e il senatore Borghesi per il loro contributo. La riunione del Senato è ancora in onda, mentre è ancora in corso, mentre siamo in onda, e quindi i deputati e i senatori sono ancora all'interno dell'Aula. Li abbiamo strappati dal loro lavoro qualche secondo per sentire le loro impressioni, opposizione e maggioranza, con il senatore Bazzoli. Diciamo che ha replicato un po' le indicazioni che aveva già dato ieri alla Camera dei Deputati, quindi diciamo, ha rivendicato un programma molto, molto vasto, che ha semplicemente elencato per titoli, dicendo: non sono in grado di dare indicazioni di merito, perché a me interessava semplicemente dare un'indicazione di massima dei valori ai quali mi ispirerò nel mio lavoro di governo, e quindi è rimasta ancora molto generica. Apprezzabile, diciamo, il tentativo di farsi carico delle tante questioni che oggi il nostro paese deve affrontare. Dopodiché noi manteniamo e confermiamo i nostri dubbi, le nostre perplessità, le nostre preoccupazioni, perché lei ha cercato di rassicurarci su una serie di questioni che noi riteniamo prioritarie per il nostro paese, che lei secondo noi ha lasciato un po' in secondo piano, a partire dai diritti sociali e quindi dai beni pubblici, quindi istruzione, sanità, ambiente, che a noi paiono assolutamente secondari nelle valutazioni della Meloni, di questo governo, e tuttavia i suoi tentativi di rassicurarci su questo sono stati tentativi abbastanza maldestri. Oggi tiene banco il tema della prima proposta di legge che è stata depositata dalla Lega sull'aumento del contante. La Premier ha confermato proprio nettamente in aula che questa è quanto faranno nell'immediato. Sì, è una contraddizione rispetto al suo impegno, che ieri era solennemente pronunciato nell'aula della Camera, di combattere l'evasione fiscale. Perché sappiamo bene che purtroppo il rischio dell'aumento del contante, sempre che sia un aumento molto significativo, il rischio è di alimentare l'economia sommersa. Soprattutto in un paese come il nostro, che è abituato, diciamo, a questa condizione. Quindi noi siamo molto preoccupati su questo. Vedremo poi esattamente cosa faranno, perché un conto è aumentare il cuneo contante da 1.000 a 2.000 euro, un conto è aumentarlo da 1.000 a 10.000 euro, come vuole la Lega. Se così fosse, io credo che noi faremmo degli enormi passi indietro nel contrasto all'evasione fiscale. E proprio su questa proposta della Lega ne abbiamo parlato con il senatore Stefano Borghesi, al quale abbiamo chiesto prima un commento appunto al discorso di Giorgia Meloni, e poi siamo andati su questo che, insomma, ci sembra essere il tema politico del giorno. Beh, direi che siamo partiti con il piede giusto, quindi la Presidente ha snocciolato quelli che sono
i punti programmatici principali. Penso che questo governo di centrodestra, dopo tanti anni, possa finalmente far bene e portare a casa dei risultati per il nostro paese, per la nostra economia, che attendevamo da tempo. Quindi direi che siamo molto soddisfatti e abbiamo iniziato col piede giusto. Ecco, oggi sta tenendo molto banco l'idea proprio vostra della Lega con il progetto di legge depositato alla Camera sul contante. La Presidente è stata molto chiara al Senato. Il tetto quindi è confermato ai 10.000, da 1.000 a 10.000? Allora, questa è una proposta che abbiamo presentato oggi. È evidente che per noi alzare il tetto dei contanti non significa aumentare l'evasione. Questa è una falsità che la sinistra ha sempre raccontato, serve comunque per agevolare la nostra economia e soprattutto per migliorarla. Quindi sono le prime strumentali polemiche di una sinistra che ormai ha perso tutto, ha perso il governo, ha perso la bussola e quindi non sa più dove attaccarsi. Torneremo sul tema politico poi nella giornata di domani anche con gli altri commenti degli altri senatori bresciani. Ora invece parliamo del meteo, parliamo del tempo. I prossimi giorni saranno ancora con queste temperature superiori ai 20 gradi ogni giorno. Ci ritroveremo con temperature che potranno nuovamente sfiorare i 30 gradi tra Spagna e Francia nei prossimi giorni, appunto vicino al weekend di Halloween. Halloween tradizionalmente è la festa che segna l'ingresso nella stagione fredda, quindi dovrebbero esserci i primi freddi, le prime temperature che si avvicinano anche allo zero in Europa, e invece ci ritroveremo con una situazione diametralmente opposta, valori di temperatura più alti fino a 10-12 gradi rispetto a quelle che sono le medie di questo periodo. Anche l'Italia non farà eccezione, ritroveremo valori davvero elevati con punte che potranno sfiorare i 28-29 gradi al sud sulle isole, anomalia termica elevata anche al nord Italia dove si supereranno i 22-23 gradi facilmente in Valpadana e anche le temperature minime non scenderanno al di sotto dei 12-13 gradi. Per il momento è tutto, per maggiori dettagli vi rimando al nostro sito o all'app gratuita di Trebi Meteo. E al nostro telegiornale Luca Mercalli, ospite di Confartigianato, ha confermato che questo mese di ottobre 2022, pensate, è l'autunno comunque più caldo degli ultimi 250 anni. Un breve stralcio, una breve anticipazione delle interviste che poi trovate in versione integrale sul nostro giornale online. Veniamo dall'estate più calda e asciutta della storia in Europa e in Italia e adesso ci approssimiamo ad avere anche probabilmente uno degli autunni più caldi di sempre. Di sicuro il mese di ottobre lo chiudiamo come l'ottobre più caldo di 250 anni e anche l'inizio di novembre sarà sotto l'influenza di questa aria mite mediterranea, afro-mediterranea. Siamo ancora in tempo per evitare lo scenario peggiore. Purtroppo non siamo più in tempo per guarire la crisi climatica mondiale perché abbiamo buttato via la bellezza di oltre 30 anni di chiacchiere. Questo cambiamento ormai, così com'è e ancora un po' per l'inerzia del sistema, ce lo teniamo. Ma se decidiamo di fare la dieta del sistema economico mondiale, uscendo dal fossile, transitando le energie rinnovabili, sprecando meno materie prime, riciclando di più e diminuendo anche un po' i nostri desideri, le nostre aspettative, è possibile evitare la traiettoria peggiore, cioè quella di un aumento di temperatura incontrollato di oltre 5 gradi a fine secolo che renderebbe il pianeta inabitabile ai nostri figli e nipoti. Il nucleare non è né buono né cattivo, è un sistema di produzione energetica che però ha molti problemi che non è riuscito a risolvere negli ultimi 60 anni. E questi problemi sono l'insicurezza intrinseca per incidenti o per atti terroristici, il fatto che l'uranio è poco nel mondo e comunque paesi che non ce l'hanno come l'Italia devono in ogni caso andarselo a comprare, rimanendo sempre ricattabili esattamente come per il gas o il petrolio, tempi lunghi di costruzione, ci vanno più di 15 anni per costruire un nuovo reattore e quindi non abbiamo il tempo oggi di aspettare col clima, la CO2 la dobbiamo togliere domani, un pannello solare si installa in poche ore su un tetto e poi comincia a produrre, una centrale nucleare ci vogliono 15 anni. Costi enormi, soprattutto adesso che sono aumentate tutte le materie prime, occorrono più di 15-20 miliardi di euro per costruire una nuova centrale.
Mi rimando sul nostro giornale online livebrescia.tv perché se volete c'è l'intervista integrale a Luca Mercalli dove sviluppa un po' i temi che abbiamo cercato di sintetizzare in questo stralcio dell'intervista del nostro telegiornale. Rimaniamo a parlare comunque di green economy perché le imprese stanno accelerando proprio sulla green economy, vediamo. Sono 531.000 le aziende che nel quinquennio 2017-2021 hanno deciso di investire in tecnologie e prodotti sostenibili. È quanto emerge dal rapporto Green Italy, realizzato dalla Fondazione Simbola e da Unioncamere, con la collaborazione del Centro Studi Italia Carne. Nell'anno di ripresa post pandemia, nel 2021, è cresciuta la quota di imprese che rilanciano il processo di transizione verde del paese. Si è passati dal 21,4% del 2020, anno in cui gli investimenti green avevano comunque tenuto, al 24,3%. Le aziende che investono in tecnologie e prodotti sostenibili sono più dinamiche sui mercati esteri, percentualmente aumentano di più il fatturato e le assunzioni. Nel 2021 i contratti relativi ai Green Jobs rappresentano il 34,5% di quelli nuovi previsti nell'anno. Nella filiera agroalimentare l'Italia ha diminuito le vendite di prodotti fitosanitari del 19% ed è leader nel biologico europeo con un'incidenza sulla superficie agricola utilizzata del 17,4%. Anche nel mondo dell'edilizia è forte la spinta alla sostenibilità. Gli incentivi fiscali e bonus statali hanno fatto registrare una crescita degli investimenti in riqualificazione del patrimonio abitativo nel 2021. Adesso la cronaca con la notizia che riguarda il cybercrime, perché c'è un'indagine della Procura e della Finanza, Procura e Finanza di Brescia, che vede anche l'ausilio dell'FBI americana. La Procura di Brescia e la Guardia di Finanza Cittadina hanno collaborato con l'FBI in un'operazione di contrasto al cybercrimine. Secondo quanto battuto dall'agenzia ANSA, sarebbero state rubate milioni di credenziali informatiche utilizzate per commettere reati finanziari o vendute ad altri su forum di criminalità informatica. Nel mirino è finito un 26enne ucraino per il suo presunto ruolo centrale nell'attività illecita. Avrebbe infettato milioni di computer in tutto il mondo con un malware. Le informazioni rubate sono state quindi utilizzate anche per commettere reati finanziari. Gli agenti dell'FBI hanno identificato più di 50 milioni di credenziali univoche e forme di identificazione, in pratica indirizzi email, conti bancari, indirizzi di criptovaluta, numeri di carte di credito, nei dati rubati da quelli che sembrano essere milioni di potenziali vittime in tutto il mondo. Le credenziali sembrano includere oltre 4 milioni e mezzo di indirizzi email. Sul nostro giornale online, ora per i dati del Covid, e c'è una buona notizia perché vediamo che oggi ci sono in forte calo i casi nel Bresciano. Questo è il titolo del nostro articolo. Poi c'è ovviamente, come di consueto, c'è la grafica di Regione Lombardia che ha elaborato i dati del Ministero della Salute. Vediamo che in terapia intensiva ci sono 22 pazienti, uno in più rispetto a ieri, 9 in meno invece in area medica, scendono a 1.155, 38.317 i tamponi processati, 6.216 nuovi positivi, scende ancora di oltre un punto il tasso di contagiosità, siamo al 16,2%. A Brescia nelle ultime 24 ore ci sono stati 685 casi, un numero decisamente ridotto, non è altrettanto ridotto purtroppo il numero dei decessi, sono 22 nelle ultime 24 ore nella nostra regione. Cambiamo argomento, parliamo ora invece di Palazzo Martinengo perché altre sale sono state restituite alla città. Altri spazi che tornano alla fruibilità comune, possiamo definirla così? Assolutamente sì, è un investimento importante, 900.000 euro spalmato su due annualità. Lo scorso anno siamo già intervenuti per quanto riguardava la sistemazione del tetto, un intervento molto importante che ha richiesto l'intervento di ingegneri strutturisti. Quest'anno andremo a sistemare la sala del camino, togliendo quelle infrastrutture in ferro che erano lì dal 2004, quando c'è stata una scossa di terremoto. Quindi un'operazione di restauro, recupero del salone. Consegneremo anche 3 saloni aggiuntivi, sempre in occasione capitale della cultura, saranno a disposizione. In aggiunta rifaremo anche un pezzo, una parte del tetto che è particolarmente ammalorato su un'ala nuova per poter riconsegnare successivamente a una fruibilità sociale anche l'ala sud che in questo momento non è utilizzata. L'obiettivo è questo, la valorizzazione del patrimonio vuol dire restituire una funzione pubblica o una fruizione sociale come in questo caso coinvolgendo gli ordini che stanno già parzialmente occupando
questo spazio, cioè riconsegnare alla città un palazzo che prima non era utilizzabile. E adesso parliamo di cinema, grazie alla nostra collaborazione con l'agenzia Italpress, perché è stato presentato ed è in uscita al cinema il nuovo film con Ficarra e Picone. Stiamo parlando di La stranezza. È un'idea che avevo da tanti anni. Pirandello è stato sicuramente uno dei miei miti giovanili, è uno scrittore che mi ha suggestionato e continua a suggestionarmi. Ho mescolato elementi di veri della sua fotografia con dati fantastici e mi sono divertito con i sceneggiatori a ricostruire una possibile retroscena per la nascita dei sei personaggi, cioè il capolavoro che lo consacrerà internazionalmente. Per farlo avevo bisogno di due attori così amici del pubblico e in grado di dare una sfumatura che passa dal comico al drammatico. E ho trovato la storia adatta per Salvo e Valentino, con cui da tanto tempo ci eravamo promessi di fare qualcosa insieme. Un film su Pirandello non poteva che essere pirandelliano, per cui dentro c'è leggerezza, c'è profondità, ci sono vari strati. E io dico pure, non c'è soltanto Pirandello, ma c'è quella stranezza che ognuno di noi sente dentro quando è lì per lì per concepire un'idea nuova, o capitare a un imprenditore, o capitare ad un ragazzo. Quindi è veramente un film sulla creatività. Un viaggio fantastico, un momento della vita di Pirandello sicuramente, diciamo, tratto da cose reali, in discese veramente per il compleanno di Verga, intrecciato a dei momenti fantastici che ha immaginato Roberto insieme ai suoi sceneggiatori. Ed è stata un'occasione per ripercorrere la vita di Pirandello, per vedere in azione Pirandello lontano dalla sua monumentalità, lontano dalla polvere che certe volte, come dire, i libri depositano sopra un personaggio. Ci fermiamo a 30 secondi e poi c'è il nostro TG Sport, rimanete con noi. Puoi rivedere questa edizione del telegiornale nella sezione E Live Play del nostro sito internet o riascoltarla in versione podcast su Spotify, Apple Podcast, Spreaker e Google Podcast. Investire significa costruire il proprio futuro ed è possibile anche in una situazione come quella attuale. Il mercato azionario nel lungo periodo ha sempre dato ottimi risultati, ma com'è possibile sapere il giusto timing di entrata? La risposta è facile, il market timing. Perfetto è oggi, con un piano d'accumulo, una formula di investimento che attraverso il versamento di piccole somme mensili ti permetterà di strutturare il tuo futuro finanziario nel corso degli anni. L'opportunità è il nostro fondo RickSave Global Equity Value. Per saperne di più, chiama o vieni a trovarci. Buonasera agli amici sportivi, parliamo di pallacanestro perché stasera alle 20.30 la Germania affronta Ulm in Eurocup. Il terzo turno del girone di qualificazione della 7 Days Eurocup porta la pallacanestro Brescia in Germania, dove la squadra bianco-blu torna a esibirsi a distanza di 2 anni dall'ultima occasione, palla 2 mercoledì alle 19.30. Quello fra i tedeschi dell'Ulm e i lombardi sarà il terzo confronto a disputarsi alla Ratio Farm Arena, l'impianto che ospita le partite casalinghe di una squadra che punta a ripetere gli exploit europei della scorsa stagione, nella quale dopo una regular season in chiaroscuro era stata capace di raggiungere i quarti di finale, eliminando la favoritissima Juventud Badalona prima di cedere il passo alla lanciatissima Virtus Bologna. I ragazzi di coach Alessandro Magro ritrovano le serate europee dopo il nettissimo successo di una settimana fa al Pala Leonessa contro gli ucraini del Prometei, ma anche dopo la scottante delusione di una sconfitta all'ultimo respiro in campionato in casa di Brindisi. Tanta, quindi, la voglia di trovare conferme nella competizione continentale, che varrebbe anche il primo successo esterno dopo l'esordio duro di Badalona. La Germania dovrà fare però molta attenzione al quintetto allenato da Anton Gavel, che nella gara d'esordio è riuscita a superare la nostrana Venezia, incamerando un prezioso successo al quale nella settimana successiva è seguito uno stop in Lituania.
È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Tutte le notizie continuano ad aggiornarsi sul nostro giornale online, livebrescia.tv, sul quale trovate come sempre anche la diretta del canale 181 del digitale terrestre, in questo box, visibile nelle province di Brescia, Cremona, Lodi e Sondrio. E poi come sempre le nostre notizie arrivano sul vostro cellulare direttamente se vi iscrivete ai nostri canali Telegram, Live Brescia News oppure Live Brescia Sport. Grazie per essere stati con noi, a tutti l'augurio di una buona serata, ci vediamo domani.